Come si fa a valutare la validità di un sistema di difesa personale o anche di uno stile di Krav Maga? La difesa personale e il Krav Maga, qualsiasi sia lo stile, non hanno un'applicazione come può essere una gara, hanno un'applicazione sulla realtà. Quindi in teoria, per vedere se è valido, dovremmo prendere una persona, farla aggredire più volte per strada e poi verificare se il sistema ha retto o no alla prova, il che chiaramente è impossibile, perché anche volendolo fare comunque si tratta di un contesto che noi abbiamo costruito, quindi non è un contesto realistico. Come si può valutare allora un sistema se valido o no? Ci sono tre aspetti che sono preponderanti, che ti possono guidare bene per capire se un sistema o uno stile di Krav Maga può fare al caso tuo. Il primo è che esistano delle prove in contesti non collaborativi e che queste siano frequenti a lezione. Che cosa intendiamo per prove in contesti non collaborativi? Intendiamo delle prove all'interno delle quali un compagno o più compagni mettono il difensore in una condizione in cui deve reagire in accordo con la problematica presentata, il tutto in una condizione di stress. Questo senza concordare assolutamente nulla. Ci sono diverse tipologie di esercizi per farlo. Questo perché è importante? È importante perché l'allievo deve riuscire a utilizzare i propri strumenti per risolvere situazioni sempre nuove e non stereotipate. Inoltre, deve essere in grado, anche in situazioni di alto stress, di riuscire a fare quello che è necessario, né di più né di meno. Di meno vuol dire essere feriti o anche morire, perché parliamo di difesa personale. Fare di più significa dover risolvere successivamente e dover giustificare il proprio operato in sede legale. L'altro aspetto estremamente importante per valutare la validità di un sistema di difesa personale o di uno stile di Krav Maga è quello del network. Come ti ho detto prima, non è possibile, non c'è un corrispettivo, non ci sono delle gare di difesa personale e ovviamente è assurdo pensare di poter avere come banco di prova la realtà, se non in questo modo, attraverso un network. In questo le federazioni grandi sono chiaramente avvantaggiate, perché possono contare tutta una serie di feedback e di eventi reali accaduti ai propri allievi e alle volte anche ai propri istruttori. Il numero di feedback di successo, la modalità con cui una tecnica ha funzionato o no, se il sistema è fatto bene, influisce addirittura sul programma del sistema. Non è un caso che determinate problematiche siano entrate a far parte di un programma, semplicemente perché molti allievi si sono trovati a fronteggiarle e hanno rilevato di non avere magari strumenti sufficienti. L'ultima parte è la logicità del sistema. Il modo in cui le varie parti, le varie sessioni sono interconnesse tra di loro e si rafforzano è la progressione che c'è nell'apprendimento. Una progressione che guarda all'allievo come una persona che non è necessariamente un soggetto già allenato e già preparato al combattimento, ma deve essere formato fisicamente, psicologicamente ed emotivamente a gestire la situazione di confronto. Quindi tre sono gli aspetti importanti. Il primo è che il sistema preveda delle simulazioni in contesti non collaborativi. Il secondo è che il sistema possa avvantaggiarsi di una rete di feedback di casi reali. E il terzo ed ultimo, ma non meno importante, è che il sistema abbia una sua logica che componga le sue parti in una rete dotata di senso. Se questi tre elementi ci sono, chiaramente il sistema ha le carte in regola per essere valido e per darti qualcosa che tu puoi davvero utilizzare nel malaugurato caso di una situazione reale. Ma non solo. Se questi tre elementi ci sono, questo tipo di percorso ti darà qualcosa anche sotto altri aspetti, perché chiaramente, poiché ha una funzionalità reale, poiché tu crescerai realmente all'interno del sistema, avrai un miglioramento dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico sicuramente e anche dal punto di vista emozionale nel gestire il confronto, anche nella vita di tutti i giorni.